Ciao a tutti e bentornati sul canale YouTube di Around the Table. Anche oggi risponderemo alla domanda a che gioco stiamo giocando e nella fattispecie in questi giorni sto giocando ad un gioco che mi insegna anche un mestiere, che non è da poco in questo periodo. Sto parlando di Azul, le vetrate di Sintra. Se nel primo capitolo di Azul imparavamo a fare i piastrellisti, in questo secondo capitolo impareremo a fare i vetrai e nel terzo impareremo addirittura a fare gli architetti costruendo dei padiglioni estivi. A questo punto non perdiamo altro tempo e sediamoci attorno al tavolo per vedere come si gioca Azul le vetrate di Sintra. La prima e la più importante cosa da fare quando si comincia a giocare a un gioco è scegliere il colore dei propri materiali. All'inizio della partita noi dovremo scegliere una plancia palazzo, sarà la nostra plancia personale. Possiamo scegliere tra quattro colori e dobbiamo far bene attenzione a scegliere tutti lo stesso lato. Abbiamo infatti un lato A ed ovviamente un lato B. A fine del gameplay il lato è del tutto indifferente, però strategicamente cambia molto in quanto ci faranno fare punti in maniera diversa alla fine della partita. A questo punto casualmente porremo sulla nostra plancia palazzo le strisce su cui andremo a montare le nostre finestre. Diciamo che potrebbero rappresentare i telai su cui installare le nostre vetrate. Dicevamo in maniera del tutto casuale. L'unica cosa su cui fare attenzione è le strisce che riporta questi due spazi neri. Questi sono spazi bonus, noi dovremmo semplicemente girarli e proseguire il gioco. Il setup personale si conclude con il vetraio che andrà posizionato sulla striscia più a sinistra. Possiamo occuparci della tabella dei punteggi che ha diversi percorsi. C'è un percorso dei punti che è questo che costeggia tutta la tabella. C'è questa tabella dei vetri rotti che rappresenta i malus che otterremo durante la partita e c'è questo percorso che rappresenta il percorso di turni. In questo gioco infatti abbiamo 6 turni. Ovviamente porremo sullo zero i cubetti dei nostri colori. Ci comporteremo in maniera analoga con il percorso dei vetri rotti. Per quanto riguarda il percorso dei turni, avremo bisogno di un vetrino per ogni colore e li metteremo in maniera del tutto casuale negli spazi dal 2 al 6. Il primo turno lo estrarremo in maniera casuale dal sacchetto. Possiamo preparare il centro del tavolo, dove andranno piazzati i nostri piattini. A seconda delle persone sedute attorno al tavolo, piazzeremo 5 piattini se giochiamo in 2, 7 se giochiamo in 3 e 9 se giochiamo a pieno organico, ovvero in 4. Facciamo uno spazio accanto ai piattini anche per la torre dei vetri rotti. I piattini andranno riempiti con 4 vetrini presi a caso dal sacchetto. Il gioco ha anche un sistema per far partecipare alla partita i daltonici. Come possiamo vedere rovesciando il piattino, vediamo che ogni colore ha una diversa decorazione. Certo, è molto difficile anche per quelli che hanno una buona vista controllare la decorazione, ma possiamo adoperare questi porzioni di piattino per inserire i vari colori a seconda delle varie decorazioni. Ad ottenere la maiolica primo giocatore sarà colui il quale ha lavato per ultimo un vetro. Innanzitutto il primo giocatore restituirà la maiolica primo giocatore al centro dei piattini. A questo punto possiamo svolgere le nostre due azioni. Possiamo comporre una vetrata oppure far muovere il vetraio. Il vetraio però si muove soltanto verso sinistra. Quindi andiamo a vedere come si compone una vetrata. Innanzitutto prenderemo tutti i vetrini di uno stesso colore da un piattino. Quelli che avanzano li metteremo al centro dei piatti. I vetrini così ottenuti dovranno essere piazzati negli spazi con lo stesso colore.
Ma attenzione, dovranno essere piazzati tutti sulla stessa striscia. Non si potrà quindi separarli tra più strisce. I vetrini possono essere piazzati anche dove non si trova il vetraio, ma solo se li piazziamo a destra del vetraio stesso. In questo caso il vetraio li raggiunge subito. I vetrini che avanzeranno saranno considerati vetri rotti. Li butteremo nella torre degli vetri rotti e faremo scendere di un punto sul tracciato dei vetri rotti il nostro cubetto. Il tracciato dei vetri rotti ha 18 punti. Arrivato in fondo al tracciato perderemo subito i 18 punti e ritorneremo sullo zero. Potremmo decidere di prendere anche i vetrini di uno stesso colore dal centro del tavolo. In questo caso il primo giocatore che farà questa operazione prenderà anche la maiolica primo giocatore e nel prossimo turno diventerà il primo giocatore. Ma anche lui in questo caso otterrà un meno 1 sul tracciato dei vetri rotti. Se dopo aver piazzato i vetrini avessimo completato una striscia, la prima cosa che dovremmo fare sarà calcolare quanti vetrini sono dello stesso colore di quelli relativi al turno di cui stiamo giocando. Nel nostro caso erano 3 e in questo caso otterremo subito i primi 3 punti. A questo punto provvederemo a togliere tutti i vetrini presenti su quella striscia, tranne uno che andrà a finire sul primo spazio libero corrispondente a quella striscia sulla plancia palazzo, e semplicemente gireremo la striscia sul secondo lato facendo meno danni di quello che sto facendo io. I vetri avanzati finirebbero nella torre dei vetri rotti. A questo punto possiamo calcolare quanti punti ci ha fatto guadagnare questa striscia. Innanzitutto conteremo i punti della striscia corrispondente e nel caso in cui ci fossero dei vetrini alla destra del vetrino appena piazzato, dovremmo addizionarli tutti ed incrementare del numero ottenuto il nostro risultato sul tracciato dei punti. Avendo completato una striscia con un vetrino già piazzato sulla plancia palazzo, metteremo normalmente un vetrino nel secondo spazio e quella striscia verrebbe semplicemente eliminata dal gioco. Se il vetraio fosse in corrispondenza di una striscia eliminata, rimarrebbe comunque nella sua posizione. Come dicevamo, la seconda azione che possiamo fare è spostare verso sinistra il vetraio. Questa azione ci consentirà di perdere un turno o tentare di completare una striscia che avevamo lasciato indietro. Nel momento in cui non ci fossero più vetrini né sui piattini né al centro del tavolo, il round sarebbe finito. Bisognerà rimuovere il vetrino in corrispondenza di quel round e provvedere a riempire i piattini con 4 nuovi vetrini presi dal sacchetto. A cominciare il round questa volta sarà il primo giocatore che nel round precedente avrà preso per primo i vetrini dal centro del tavolo. Se non avessimo abbastanza vetrini nel sacchetto, li rimpingueremmo dalla torre dei vetri rotti. La partita finisce quando si arriva al sesto round. A questo punto possiamo calcolare i punteggi di fine partita. Conquisteremo un punto per ogni 3 lastre presenti sul nostro palazzo e ovviamente perderemo anche i punti dei vetri rotti. 39 meno 12 dovrebbero essere 27. In ultimo calcoleremo i punti che ci offre la plancia palazzo. Vi dicevo all'inizio del video che a seconda del lato la plancia palazzo ci offrirà diverse tipologie di punteggio. Per quanto riguarda il lato A, abbiamo degli ornamenti tra 2 strisce. Otterremo 10 punti se questi ornamenti verranno completamente circondati dai vetrini.
6 punti se saranno soltanto 3 i vetrini ad circondare l'ornamento, 3 punti per 2 vetrini a circondare l'ornamento, 0 punti se un solo vetrino o nessuno circonderà l'ornamento. La facciata B ci offre un aspetto strategico leggermente più profondo, infatti su questo lato della plancia palazzo saranno i colori dei vetrini a stabilire quanti punti abbiamo fatto. Sceglieremo un colore e conteremo quante lastre di quel colore sono presenti sulla nostra plancia palazzo. In questo caso sto scegliendo i blu e ho a disposizione 1, 2, 3, 4, 5 lastre blu. Dovremo moltiplicare per questo numero tutte le lastre che abbiamo completato, ovvero quelle che abbiamo eliminato dal gioco. E a questo punto avremo calcolato il nostro punteggio. Ovviamente a vincere sarà il giocatore che ha ottenuto più punti. Nel caso di parità, a vincere sarà colui il quale ha rotto meno vetri, ovvero il vetraio più bravo. Questo è tutto per ciò che concerne Azul e le vetrate di Sintra. Questo gioco lo trovo perfetto per il mio gruppo, che è pieno di troublemaker che non vedono l'ora di mettere i bastoni tra le ruote ai propri avversari, e di sportivi che si arrabbano mortalmente quando ciò accade. Infatti questo gioco è estremamente punitivo e, controllando per bene il gioco, potremmo fare qualche sgambetto in più ai nostri avversari. Ad esempio piazzando al centro del tavolo proprio i vetrini che servono al nostro avversario in questo momento e facendoglieli prendere per primo otterranno un malus. Oppure lasciando sui piattini tantissimi vetrini dello stesso colore che servono proprio a quell'altro nostro avversario, e lì saranno altri malus che si prenderanno. Insomma, questo gioco è un gioco molto punitivo e che, se impostata la giusta strategia, riesce a dare un'ottima interazione attorno al tavolo. Certo, se qualcuno di voi attorno al tavolo si arrabbia mortalmente, beh, forse è meglio lasciar perdere i vetri di Azul e le vetrate di Sintra, perché potrebbe finire veramente male. Ma a questo punto mi aspetto di sapere da voi cosa ne pensate della saga di Azul e di questo Azul in particolare. E perché no, di raccontarmi cosa ne pensate di Summer Pavilion, che non ho ancora avuto modo di provare. Ovviamente vi invito a scrivermi qui un commento su YouTube, ma anche su Facebook, Instagram, Twitter e tanto. E ovviamente ci vedremo sempre qui, sempre Around the Table. Ciao a tutti!